La sua nuova musa, l'ex lottatrice mondiale Gina Carano, ha traghettato Steven Soderbergh in un genere marziale fino ad ora non frequentato. Il regista di Erin Brockovich, di Ocean's Eleven e di Traffic, che nel 2001 gli ha fatto vincere l'Oscar, torna nelle sale con Haywire, in Italia con il titolo Knockout, resa dei conti. Intorno all'eroina un cast stellare in cui spiccano Michael Douglas e Antonio Banderas. Abbiamo costruito il film intorno a lei, siamo partiti da qui. Era importante circondarla del migliore cast maschile, spiega il regista, perché è veramente l'unica donna nel film. E ciò che è stato grande è che sono rimasti affascinati da lei quanto me. Un esordio sul grande schermo per la campionessa mondiale di arti marziali miste. Ad essere sincera, non conoscevo il regista prima di lavorare con lui. Non sapevo niente di Hollywood o su cosa fa un regista. In questi due anni ho avuto una full immersion hollywoodiana. Gina Carano sta facendo molto parlare di sé anche perché potrebbe essere lei, la nuova Wonder Woman sul grande schermo. Un film annunciato ma che attende ancora di essere realizzato. La protagonista è un agente segreto in fuga, costretta allo scontro con alcuni colleghi che l'hanno tradita e vogliono assassinarla. Penso che sia davvero raro per un uomo essere totalmente sovrastato nel confronto fisico da una donna come lei e penso che potrebbe mettere KO due o tre uomini insieme rompendosi semplicemente un'unghia. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 24 febbraio. Should be in her father's living room telling him that his daughter killed a man in cold blood. Keep your eyes open. I haven't shut my eyes since you were born. She's a public threat. What did you do? I did what I was contracted to do. But isn't there someone you should be calling to bring help?